Giorno 6. Ci siamo, manca solo un giorno al fine del gioco. Hey, before we get E prima started, di can we cominciare. talk about Ah, how we ok. took down another team yesterday? Like, are we awesome or what? I mean, Beh, sì, ma yeah, ci I servono altre guess. spille, But like, Fred. it's I not think like we've we've got a got a shot at shot at coming out out on on top. top. Ne, What? esatto. It appears we've reached a consensus. Dude, are you serious? Dead serious! Like, both feet in the grave! And what makes you think we can't win? You know that's the only way we can leave the game, right? Yeah, I know that, but still, think about Tanto it. non ci We're already arrivate. on day six. Yeah, and? That means we've still got 2 whole days to climb to the top! Uh-oh. Trouble in Shoka? paradise? Oh, hey, Ciao. Shoki. Gotta hand it to you. That little show you put on yesterday was Oh, pretty che caruccia quando entertaining. sorride. You saw that? Of course I did. When I hear a fight, I come running. Not like I had anything better to do. To be honest, things have gotten so boring around here lately. But you dolts really know how to bring the drama. And I bet those deep river wimps will be looking for revenge. You think? Ma Whoever gets va. to be the biggest loser. And if they try to drag somebody down, it'll be you. How incendiary. And if you lose to them, then you're back in dead last. That's why we've gotta go for broke and aim for the top! Dude, come on. Why dai. not? It'd be a nice change to have someone other than the Ruin Bringers win Non twice. sarebbe And look, male, no? they've won, but they're still here. If they don't want to leave the game, what do they want? To keep Bella playing. domanda. Every single time they win, they ask to go another round. So you're telling me they just keep playing over and over again? Per quale Is motivo, that poi? literally what I just said? But if the Ruin Bringers don't want to quit the game, does that mean none of the other players have been able to quit either? Oh, good. Looks like the gears are finally turning up there. Ma perché Whatever sei the così Ruin stronzo Bringers con say noi? goes. And all they say is one more time. But that's not fair. Hey, Beh, we've got qualcuno mail. dovrebbe impegnarsi a What vincere allora. today's mission is? Let's see. Defend and expand your turf until Shibuya is yours. So we'll be vying for control of the city? Yep. And the Game Master expects big things from you, you know. Ah, So you'd better ottimo. not disappoint. Now here's the deal. Today's mission is a turf war. Your goal Okay. is to take over each sector of the city. The team who gains control of every area wins. Which is to say, Ma va. In other words, we've no choice but to once again cross swords with the other factions. Why don't we just fight the noise instead? What? Scared to see how you stack up? This could be a good way to see if we got a shot at winning this week. See, one of you gets it. Although, you should probably know, the Ruin Bringers won't be out there. Come mai? Esatto. Join in. They're practically throwing their points away. But why would they do that? Look, if you're dying to find out, why don't you ask them yourself? Esatto, Even che if probabilmente it's succederà. Likely, we may still ascend a second. Good luck. You'll have to fight the Pure Hearts for that spot. That's Motor's team. Anyway, when you mess up, at least make it interesting. Later, losers. Ciao, sfigati. Well, you heard her, Rin, dude. Us losers had better get to work. Yeah, guess you're right. Una guerra di territorio, eh? Suona abbastanza strana come missione. E come pensi che dovremmo fare? Conquistare Shibuya, esattamente. Prendendo delle bandierine. Forse è questa la mia risposta. Ehi, ehi, come butta, giocatori? Oggi ve le darete di santa ragione in Zuffa e Baruffa. Di cosa sta parlando? Sentendone il nome, credo che ci sarà da combattere. È passato parecchio tempo dall'ultima volta, quindi lasciate che rinfreschi la memoria su come funziona. Sembra molto entusiasta del suo lavoro. Shibuya è stata divisa in 7 zone. Tutte le squadre vanno a combattere per espandere i propri territori. E questo è il cuore di Zuffa e Baruffa. Beh, almeno lui è entusiasta. E ora vi chiederete, come si conquista il territorio, zio? Dio mio, non sentivo qualcuno dire zio da una vita. Beh, battendovi con un'altra squadra, per esempio. È semplicissimo, basta invadere un territorio ed eliminare tutti i nemici, fino all'ultimo. Ok. Pip, pip, pip. Il territorio ora è tuo. Ovviamente. Ci sono addirittura delle immagini esplicative. Wow, notevole. Ma non crediate che sia l'unico modo di giocare! Sentite qua! Giocando potreste trovare un territorio senza occupanti! Se ne trovate uno, cancellate tutti i rumori territoriali e quella zona sarà vostra! Pip, pip, pip! Bello il rumore territoriale!
Visto, come dico io, è semplice e immediato. E ricordate, anche l'amico del vostro nemico è vostro nemico. Oh, quasi dimenticavo. Più giocatori avversari e rumori territoriali eliminerete, più punti Zuffa guadagnerete. E ho messo da parte dei premi niente male per le squadre migliori, quindi vedete di impegnarvi. Vi conviene rischiare tutto per questi punti Zuffa. Allora, ecco il vostro punto di partenza di oggi. Ok, noi siamo là in fondo, gli altri sono lì. Ok, non male. Io punterei subito alla Deep River comunque. Noi partiamo da Dokenzaka a quanto pare. Quindi questo è il nostro territorio, eh? Pare che se vogliamo avanzare oltre l'incrocio pedonale dovremmo attraversare il territorio dei Pure-Heart. Il loro leader è quel Motoi, vero? Non mi va di battermi con lui. E ci sarà pure Kanon e Fuya. Una cosa è certa, oggi non sarà facile. Ehi! Pur di vincere bisogna pur giocare, no? Punti Zuffa, cancella tutti i rumori territoriali in ogni area e battere altre squadre per ottenere i territori. 60.000... ottieni punti, barattali con dei premi. Beh, 60.000 punti, nuota a nuota. Non so cosa faccia, ma la voglio. Voglio ottenere tutti i premi, ovviamente. La base iniziale del Twitch Twister è Dokenzaka. Ma ecco, scusami un secondo. Ma loro possono conquistare il mio territorio se io sono fuori? Allora, prima di tutto... ecco fatto, un bel combattimento. Pochi, nonostante siano 20.000 yen, speravo molto di più. E la pancia si è svuotata un bel po', il che vuol dire che finalmente possiamo andare da Ramen-Don. Hey, come on in. Carry al pollo, carry di Dala e il carry di pesce. Allora, non ha fatto quello che aveva detto, ovvero quello... di tre assaggi diversi. Ma a questo punto penso che il carry di tre assaggi diversi sarà uno degli sbloccabili. Io però punterei... ah, dannazione, all'attacco di tutti. Vediamo cosa piace a Minamimoto prima. A Minamimoto non piace il carry, quindi facciamo così. Svuoto ancora un po' lo stomaco, poi torno ad aumentare l'attacco. Iniziamo ad invadere le prossime zone. Dobbiamo iniziare dalla 104 a... prenderci questa zona. Sembra che quest'area non sia occupata da nessuno. Quindi basta cancellare i rumori territoriali di cui parlava quello sbruffone. Chissà cosa hanno di diverso dai rumori classici. Ma mi sa che lo scopriremo presto. Sì, sbrighiamoci, andiamo a cercarli. Allora, dominare zone Zuffa e Baruffa. Cancella tutti i rumori territoriali arancioni. Sconfiggi i combattenti nemici nell'area conquistata. Ogni battaglia con un rumore territoriale o il membro di una squadra rivale ti fa guadagnare punti che potrai usare per riscattare come ricompensa termine della Zuffa Baruffa. Vinci battaglia catena anche con i rumori normali per aumentare... Allora, ci sono quindi due rumori grossi. Facciamo la cosa più semplice che mi viene in mente. Vieni qua. Vieni. Dov'è l'ultimo? Eccolo qua. Allora, aspetta. Dovrei essere riuscito già a prendere tutti e due quelli arancioni. Beccati questo. Ho un bonus di qualche tipo e non so... ah, i punti! Probabilmente se vai a ritmo... ottieni anche dei bonus, non male. Ecco fatto. Ah, le combo, ok, i punti si ottengono con le combo, ma io, ok, aspetta, io ho provato ad uccidere i nemici nella mia zona, però non mi ha dato punteggi, questo vuol dire o solo nelle zone da conquistare, puoi fare questa cosa? Ecco fatto, avveleniamoli tutti. Beccati questo. Ecco qua. Perfetto. Spero di arrivare ai 60.000 che ci servono. Spero proprio di arrivarci. Vorrei prendere quella spilla. Voglio prendere quella spilla. Ecco qua. Morite tutti avvelenati. Dai, io, allora, se bisogna farmare, mi metto e farmiamo finché riusciamo, anzi finché dobbiamo. Ecco qua. Niente più.
stupidi uccellacci. Preso in pieno. E preso anche questo. Ah, spero di averlo avvelenato. Ecco qua. Siamo già a 1200. Spero che coi prossimi riusciamo a salire molto più in fretta. Quattro lupetti. Si fanno facile con Minamimoto questi. Presi tutti. Ecco fatto. Qualcuno aiuti Nagi per favore. Ecco qua. Ok, pensavo fosse riuscito a sfuggirmi. Vediamo. Ok, 13% di danno, non è neanche eccessivo. Quanto abbiamo fatto? Non ho visto i soldi che abbiamo preso. Hanno cancellato tutti i rumori territoriali di questa zona. I Witched hanno conquistato edificio 104. Erano tutti i rumori territoriali che c'erano, vero? Si direbbe che questo territorio sia dunque nostro. Vediamo. Eh? Hey. Notizia lampo della zuffa baruffa, giocatori! I Witch e Twisters hanno conquistato un nuovo territorio! State andando alla grande! Avevamo ragione, a quanto pare. Sapete, forse sta zuppa baruffa non è poi tanto male. Dico bene, boss? Almeno un sì potresti dirmelo. Oh no. Allora... ecco, vorrei provare ad uccidere. Abbiamo 99.000 yen, incredibile, ma quindi è il massimo che possiamo avere? Dobbiamo prendere un nuovo portafoglio? Mi sa tanto di sì. Allora, facciamo così. Spendiamo un po' di soldi, visto che secondo me quello è il massimo che possiamo avere per il momento. Quindi iniziamo già a portarci avanti anche un po' con i negozi di vestiti. Torniamo un attimo indietro e facciamo acquisti anche dall'altra parte. E l'unico negozio in cui possiamo spendere qualche dindino per il momento che mi viene in mente è proprio Ramendon. Allora, Ramendon ha attacco, stile e difesa. A Minamimoto serve l'attacco, quindi mi dispiace, ma ti devi attaccare al cazzo un pochino. Ecco a voi un bonus all'attacco e ai punti vita. Ragazzi, mi dispiace, ma dovete mangiare. Soprattutto... oh, bella! Bravo il nostro boss. Ok, per il momento Minamimoto è il più grande in difesa, mentre invece Rindo per il momento è quello più grande con l'attacco. Il che comunque non mi dispiace affatto. Dobbiamo aumentare Minamimoto. Minamimoto è quello che mi preoccupa di più. Non è che mi preoccupi, però nel senso è quello più indietro. Aspetta un secondo, tra l'altro. Non avevamo sbloccato qualche social network? Vediamo subito. Allora, dobbiamo fare 3 ordini da Ramendon per aggiungere roba al ristorante. Ok, tutti i ristoranti, insomma, dobbiamo comprare per aumentare la roba del ristorante. Vediamo lui. Ti permette di equipaggiare la spilla super extra. Non so cosa sia, però se ce la sblocca vuol dire che è una cosa buona. Sblocca super spilla. Ti permette di equipaggiare una spilla super extra. Ma cosa sono le spille super, scusami? Proviamo a vedere, aspetta. Abbiamo 30 di questa spilla, incredibilmente, che vale 660 yen. Stavo leggendo un attimo la guida, giusto per capire come si utilizzano le super spille. In pratica dobbiamo sbloccarla, nel senso dobbiamo trovare una super spilla per poi equipaggiarla. Credo, non ne sono sicuro. Penso sia come ho appena capito. Oh, abbiamo una nuova spilla e non l'avevo neanche vista. Sciabola vorticante. Beh, tieni Rindo, una nuova spilla per te. Allora, proviamo un attimo a combattere contro i nemici normali. Vediamo se quello che ho capito è giusto, ovvero che anche combattere i nemici qualsiasi ci permette di fare punti. Allora, ho appena fatto un combattimento. La spilla che ho dato a Rindo ci sta tutta, veramente incredibile. Ho cambiato le altre spille invece a Fret e a Minamimoto. Le ho rimesse quelle del ghiaccio perché se vogliamo fare tante combo, secondo me paralizzare i nemici può essere un'ottima idea. Il punto è che combattere i nemici normali non ci dà soldi.
il che potrebbe essere un problema. O meglio, soldi, non ci dà punti. Ecco, fatto, top of the topi. Adesso è a livello VIP 2, vendiamogli la roba inutile, che sono 33.000 yen, e siamo di nuovo a 99.000, perfetto. Compriamo anche dal gatto nero, che non c'è molto da comprare purtroppo, però va bene, non ci arrendiamo noi. Quindi in questa zona non c'è più nessuno che ci serve. Andiamo nella prossima, che è l'incrocio pedonale. Comunque in queste prime fasi di gioco punterò tutto ad aumentare la statistica dell'attacco. I Witched hanno invaso il territorio nemico. Ok, noi abbiamo invaso un territorio. Qualcuno può invadere i nostri? Punto di domanda. E ce li può conquistare? Secondo punto di domanda. Credo che quest'area appartenga ai Pure Art. La derivata in seconda posizione. Sarà un bel test per le vostre capacità di problem solving. Affrontare il secondo team più potente di Shibuya è una prospettiva piuttosto inquietante. Anche tu provi paura, boss. Che sorpresa. Beh, non così spesso quanto voi, immagino. Ehi, pensavo che avessi iniziato a trattarmi bene. Quindi dobbiamo soltanto battere la squadra avversaria. Vedete di mettercela tutta, Zettogrammi. Non accetterò nessun risultato sotto la media. Certo che sei bravo a mettere pressione agli altri. Nel cuore di ogni battaglia batte un eroe. Un eroe che batte i suoi avversari come un cuore. Un altro componimento di Another. Già, chissà se potremo diventare degli eroi così. Beh, oggi lo sapremo. Scopriamolo subito. Prima di tutto però andiamo ad aumentare le nostre statistiche. Mi chiedo tra l'altro se di settimana in settimana i bar o comunque i ristoranti in generale aumenteranno il loro, come posso dirlo, il loro menù. Ecco qua, mangiate. Nonostante a Minamimoto comunque queste cose non piacciono. Mi dispiace ma ti serve. Devi mangiare e devi pure stare zitto. Anche il caffè. So che non ti piace ma devi bertelo. Abbiamo bisogno di più statistica d'attacco possibile. Anche se è uno, cioè sarà anche poco, ma vi serve. Quindi continuate. Vi devo vedere i calcoli renali, l'acidità di stomaco a furia di caffè che bevete. Ok, in questa zona ci sono solo quelli appunto dei Pure Art da combattere. Non c'è nessun rumore? Mi sa di no. Ok, andiamo a combattere allora. Eh? Combattiamo! Perché Fred? Perché? A parte che faccia c'ha? Ah, ma uno solo? Ma proprio... Beccati questo! Mamma mia! Che combo che gli ho tirato su. Perfetto. Distrutti tutti. Oh, siete morti. Comunque 11 di danno, pensavo molto peggio. Matador rossa. Vista così mi sa tanto di spilla elettrica. Lo spero quasi quasi. Ma che cavolo, quei rumori ci hanno appena rovinato la festa. E quel tizio si è messo a inseguirli. Sarebbe stata una schermaglia memorabile. Se i nostri amici vogliono rimuoversi da soli dall'equazione, per me va bene. Tanto di guadagnato. Quanta vedutezza. In effetti non hai tutti i torti. Però ehi, se facessero squadra contro di noi. Speriamo che non lo facciano. Meglio stare allerta però. Allora, metallo raro. Ok, aspetta. Continuo a sbagliare tasto io, Ti giuro che entro fine gioco ce la farò a smettere. Per chi è quella nuova spilla? È una spilla a carica. Già, una spilla elettrica. Aumenta notevolmente l'attacco con i nemici in aria. Il che non mi sorprende. Quanto fa di danno? Fa più danno di quella. Ed è già. Cioè, quella del meteorite è al massimo livello ed è evoluta. Questa è solo al suo primo livello e non si evolve. Beh, tanto di guadagnato, scusami. Probabilmente l'elettricità può anche stannare i nemici. Direi che è il modo migliore per il momento. Fulmine e ghiaccio, più la spada di vento di Rindo, non è una male combinazione. Sono figo. Scusami. Allora, vieni e combatti, fighetto. Allora, prima di tutto, Fred cerca di congelarlo. Mamma mia, che combo.
Che combo terribile che gli ho tirato giù a sto tizio. Credo che non abbia avuto neanche il tempo di farci un attacco. Mamma mia. Combo 4x2. Cioè 4,2. E 1,9 di danno. È poco, sto giro l'abbiamo menato, ma male male. L'abbiamo fatto malissimo. È comparso il boss di questa zona. Oh, mi sembra di aver combattuto già un milione di battaglie. Non ne mancheranno molte. Nobile Rindo, conoscete quell'uomo sorridente laggiù? No, non mi pare. Ha uno sguardo che mi fa venire la pelle d'oca. Dite che è un giocatore. Forse uno dei più rart. Fa una figura piuttosto imponente, devo dire. E sembra anche spaventosamente sicuro di sé. E allora? Se lo battiamo il territorio è nostro. Direi di sì. E allora che stiamo aspettando? Andiamo! Perché ho la sensazione che mentre loro ci distraggono ci stanno fregando a noi il territorio? Quanto ci abbiamo perso di sazietà? Abbastanza da prendere altri caffè. Va bene, andiamo a combattere il simpaticone. Vieni qua tu, ti spacco la faccia. Eh? Oh, non ho cazzato io, Mamma mia, ti devasto. Ti spacco la faccia se provi ad avvicinarti, cretino di merda. Ah, ma sono in tre a questo giro. Mamma mia, ti devasto. Tu non hai capito come io ti devasto il culo. Ed è andato. Preso. Beccatevi sta colpo elettrico. Mamma mia, tu non hai capito io come ti rendo il culo. Cosa fai il figo? Smettila di darti tante ali. Ti sto devastando. È inutile che ti dai tutte quelle ali. Ti sto devastando il culo e fai ancora il figo. Mamma mia, che devasto. 5 per. Io vi spacco la faccia. Non avete idea. Un altro matador, ottimo. Beh, non male. Se quella spilla è così buona con il livello dei danni, tanto di guadagnato. Quindi, adesso che cosa diranno? Oh, tutto qui. Vediamo. Hey. Un'altra notizia lampo di Zuffa e Baruffa, giocatori. Witch e Twisters vanno per il bis. Hanno messo le mani su un altro territorio. Qualcuno riuscirà a fermarli? Secondo me ci stanno per fregare di brutto. Bene, è ufficiale. Abbiamo sottratto questa zona più rara. Parrebbe che la nostra comprensione delle regole sia corretta. Eppure, non adagiamoci sugli allori. Altri avversari ci attendono. Purtroppo sì. Beh, ormai non possiamo più tirarci indietro. Andiamo a prendere anche il prossimo territorio. Perché io invece ho il sospetto? Buongiorno amici Witched. Non può essere. Anche voi siete qui per sfidarci? Temo proprio di sì, Chiquita. Scherzo. Per quanto mi riguarda avete già vinto. Actualmont, sono qui per congratularmi con voi. In onore di questa prima conquista vi dico well done. Significa bravi in inglese. Ah, per un attimo mi hai fatto quasi preoccupare. Scusa, credo di essere un po' in tensione, mi diverte. Dico sul serio comunque, sembrate in gran forma ragazzi. Ho saputo che avete addirittura battuto la squadra di Fuglia di ieri. Nel cuore di ogni battaglia batte un eroe che batte i suoi avversari come un cuore. E ho la sensazione che quell'eroe siete voi. Oh mamma, voi avete capito qualcosa di questo poetare incomprensibile? Un eroe che batte come un cuore. Non vedo l'ora di scoprire in quale adventures vi cimenterete oggi. Cioè avventure. Mi pare ovvio. Chissà che cosa farete, chi incontrerete. Non perderete l'occasione di fare amicizia, dico bene? Aspetta, dopo tutto una carezza è pur sempre meglio di un pugno. Aspetta, stai zitto. Motoi? Sì, mio amico?
Conosci un certo Another? Certo, chi non lo conosce? Non perdere l'occasione, suona bene, vero? È la mia citazione preferita. Hai buon gusto. Ero un suo grande fan. Ma dai, beh, in tal caso, come reagiresti se scoprissi che sono io? Ti dicessi che Another sono io, muo medesimo. Huh? Huh? Cos? Oh. Sì, è così. Ahimè, è ormai un anno che non posso più scrivere i miei post. Dal giorno di quel fatidico evento che mi ha portato via la vita. Aspetta. Questo spiega perché è risparito. Aspetta, quindi sei davvero tu, l'unico inimitabile. E devo dire che è proprio straordinario incontrare un fan qui nel PS. Ah, la serendipità. Serendipiché? Oh, detesto che ci abbiano messi l'uno contro l'altro. Se il mondo è un palcoscenico, noi siamo già una tragedia. Già, che peccato. Niente paura comunque, non toccherò voi tre neanche con un dito. Come? Anzi, vi lascerò anche vincere la guerra di oggi. Carino da parte tua, ma perché? Beh, innanzitutto, non siamo gli ultimi, ma soprattutto, non so ancora di cosa siete capaci. Perciò, invece di rischiare una batosta, oggi preferiamo abbassare il tiro, puntare a qualcosa di più espresso. Voglia improvvisa di caffè? Oh, ciao Motoi. In tutta onestà, al resto dei pure art fate molta paura. Noi, a loro. Non so come si dice questo, cher et voi, ma ho grandi speranze per voi, amici miei. Questo gioco è crudele, come immagino vi siete accorti. Noi altri giocatori avevamo perso ogni speranza di vincere fino al vostro arrivo. Il vento del cambiamento sta soffiando, grazie a voi. Il vento del cambiamento. Oh, lo sento, spero di non avervi trattenuti troppo, sono un ciao, chiacchierone. Ciao. Alla prossima, au revoir e buona fortuna. Sapete, va a finire che possiamo vincere davvero. Assicurandoci la vittoria potremmo finalmente essere liberi dal gioco. Hai detto proprio bene. Non mi pare che stessi parlando con voi. Ma se hai parlato subito dopo di me. Assurdo aver incontrato Another. E poi, proprio qui. È stato del tutto casuale che la mia frase abbia seguito la vostra. Una conversazione non è forse susseguirsi di frasi? Motoi sembrava credere sul serio in noi. Abbiamo davvero una speranza. Oh! Un'altra trasmissione dei demoni. Greetings. Salve pecorelle di Shibuya. È il vostro Game Master, Shiba, che vi parla. Spero che stiate passando un bel giorno 6. Ho una notizia rovente per voi. La guerra per il territorio di oggi si infiamma, ma una squadra arde più intensamente di tutte. I Witch & Twisters. Ha detto il nostro nome. Sì, l'ho sentito anch'io. Vedervi darci dentro ha acceso un fuoco nel mio cuore. Quasi vorrei essere lì con voi. Ma le sorprese non sono finite. Se continuano così, i Witch & Twisters rischiano di aggiudicarsi il primo posto. Sono tutti un po'... un filo incazzati con noi. Ma il gioco è ancora aperto a tutti. Continuate a bruciare di passione. Mettetecela tutta e tenete viva la fiamma. E con questo, addio. Abbiamo l'Unzequa e l'incrocio pedonale. Più Dogenzaka, che è la nostra sede. Chi è? Hey! Giocatori, è il vostro demone preferito. Un aggiornamento baro fantastico per voi. Persino il Game Master fa fatica a crederci. Ma i Witch & Twister hanno travolto questa città come un uragano, conquistando sia il 104 che l'incrocio pedonale. Siete fortissimi, massimo rispetto. A differenza dei Pure Art, o meglio, dei poracci, giusto? Sono fuori dalla competizione. Ma il divertimento non finisce qui. Ci sono ancora i Varia Beauties a Central Street e i Deep River Society a Tower Records. E ultimissimi, ma non meno importanti, i Re della Zuffa, i Witch & Twister. Voleranno scintille quando vi affronterete. Questo dimostra che non servono i Windbreakers per divertirsi. Va bene, per ora è tutto. Dateci dentro là fuori. La nostra battaglia non è ancora finita. Ehi, mi sa che andiamo avanti. Top of the top. Spara laser al bersaglio e possibilità di dare leggera scossa al nemico. Cari, eccola finalmente, la super spilla. Non può essere equipaggiata finché non tieni l'abilità speciale. Più abilità del genere sbloccherai, più spille super potrai equipaggiare contemporaneamente, dandoti accesso a potere incredibile. Ok, e come si fa? What to do? Cioè, è una spilla normale che posso... Sì. E può essere equipaggiata a chiunque. Oh. Ed è una spilla che viene contata come mantieni, che fa poco meno di danno del Matador Rosa di adesso, che è solo a livello 2. Quindi questa, secondo me, una volta carica può fare molto più danno. 5,6 secondi, 9 secondi di ricarica. Mentre questa può essere usata 3 volte, può essere ricaricata allo stesso tempo.
Ok, facciamo così. Diamola a Nagi per il momento. Oh, anche Minamimoto può mettere questa spilla. Adesso si sono sbloccate tutte le spille per tutti? Questa spilla prima Rindo non la poteva usare. Almeno credo. No, si sono sbloccate più spille per tutti. Per esempio, questa qua Fret non la poteva usare. Non poteva usare le spille che usavano la carica. Però, per esempio, Minamimoto non può usare quelle che invece sparano. Non ancora per il momento. E neanche Nagi. Non so cosa si è cambiato per ora, però a quanto pare ora i nostri personaggi, almeno i primi due, possono usare spille che prima non potevano. Interessante. Comunque penso che manterrò questo input per il momento, ovvero loro due che sparano veloci e loro due che sparano invece un po' più caricato. Oh, un nuovo nemico. C'è l'elefante mammut o qualsiasi altra mostruosità sia. Ah, aspetta, forse invece sono stupido io. In realtà non è che si è sbloccata l'abilità di poterle usare. Forse sono scemo e basta. In realtà non si è sbloccato nulla. È perché prima non potevo utilizzare più di una spilla che utilizzasse quello stesso tasto. Semplicemente. Quanto sei grosso tu. E ci ha appena devastati. Fantastico. L'elefante è il primo nemico che non riesco a battere in questo gioco. Né in difficile, né tantomeno in normale. Allora, la combinazione migliore sicuramente è bloccarlo col ghiaccio e tutto il resto. Ma l'elefante è veramente wow di danno. È veramente altissimo. Quindi o aumentiamo il nostro livello attuale o dobbiamo fare molta più attenzione. Salve, Witcher Twisters. Uno della Deep River Society. Questo sconfinamento è una dichiarazione di guerra. Cosa? No, vediamo in pace. Ah, davvero? Davvero, ho una proposta per smuovere le acque. Vi andrebbe di darci una mano contro i vari beauties della Central Street? Cioè, dici di attaccarli insieme? In pratica sì, ovviamente dopo la battaglia torneremo a essere nemici come ieri. Sicuramente questo conviene anche a voi, no? Affrontare un team alla volta è sicuramente più semplice che affrontarne due. Ciò che dice ha senso. Sinceramente non siamo tranquilli a combattere due squadre simultaneamente. Allora, ci aiuterete a sconfiggere varie beauties? Se lo fate promettiamo di offrirvi supporto. Ad ogni modo ci vedremo lì. Non mi fido. Cavolo, cosa facciamo Tamarindo? Perché lo chiedi a me? Beh, tu sei il leader, no? Fammici pensare. Non mi fido.